A Mostra in questi giorni c'è stata la prima edizione della mostra Scambio. Vediamo di cosa si tratta. Guarda, noi il primo anno siamo rimasti soddisfatti. Vedremo di tornare il prossimo anno con uno spazio ancora più ampio, altre macchine, altre cose da mostrare, da far vedere, insomma, ecco. Anche perché la mostra è organizzata pure bene, quindi è stata una bella cosa quest'anno. C'è stato abbastanza riscontro con il pubblico e siamo rimasti soddisfatti. E in fiera abbiamo portato in esposizione questa macchina, una 500L, per far vedere comunque, ecco, come facciamo noi gli interni, da zero a prodotto finito. E poi, ecco, qualche prodotto tipo cinte, lavorazione in cuoio e varie pelli diverse, insomma, virpelle. Materiale che viene usato sempre per i rivestimenti, sia auto, sia moto d'epoca, macchine d'epoca, quello che riguarda questo ambiente. Sia personalizzazioni che può essere fatto anche il pieno rispetto dell'originalità della vettura, sempre se si trova il materiale adatto, insomma, all'epoca, perché con gli anni, insomma, il materiale cambia colore, cambia tono, insomma, ecco. Noi nel possibile cerchiamo di dare il meglio, insomma, ecco. Fino adesso ci siamo riusciti. Qui abbiamo portato delle Ducati e una Honda. Questo è un motoclub di appassionati, principalmente ducatisti, e quindi abbiamo cercato di mantenere la nostra caratteristica. E esponiamo qui delle Ducati che vanno dagli anni 70 agli anni 80. Questi due modelli sono quelli, diciamo, storicamente più importanti perché hanno portato delle grandi vittorie in casa Ducati, in particolare 750 Sport salì alla ribalta per la vittoria di Paul Smart nella 200 miglia. Questi sono modelli, diciamo, che hanno caratterizzato la produzione Ducati, il classico motore ad L a cartettondi. Poi abbiamo portato dei modelli successivi che presero piede nell'epoca di Taglioni, dell'ingegner Taglioni. Il modello di punta è il Panta 500, che poi si è evoluto nelle varie cilindrate fino a raggiungere le vittorie con il modello TT. Qui c'è anche un 900 NCR. Un modello sempre importante perché consentì a Mike Halliwood di vincere all'Isola di Man. La Bimota è motorizzata Ducati, è una casa di Rimini, purtroppo ora chiuso, è fallita, e con questo modello vinse il campionato italiano. È una moto che, limitatamente al numero dei pezzi venduti, è stata una delle più vendute. E con questo è davvero tutto, abbiamo concluso per questa sera. Ora in studio arriva Paolo De Persis per il TG Sportivo, l'informazione vi dà appuntamento. Come sempre a domani, grazie a tutti, buonasera.